Quando sono venuto in Giappone, ho fatto una scoperta. Chi sono io? Guardandomi allo specchio, ho capito finalmente. Nudo, spoglio di tutto, io sono un uomo bianco. Scusa, ma come cazzo hai fatto a non renderti conto di essere bianco? No, beh, non sono così cretino. Oddio, un po' coglione lo sono. Ero cosciente del colore della mia pelle. Tuttavia, non mi ero mai reso conto di come l'essere bianchi fosse una parte fondamentale della mia identità. Vedi, nell'Italia in cui sono cresciuto, nessuno parlava di razza in maniera esplicita. Gli immigrati, i neri, i gialli, gli indiani, loro erano i diversi. Io facevo parte, in quanto italiano, in quanto bianco, della maggioranza, della popolazione, tra virgolette, normale. Non ho mai percepito il razzismo. Poi sono venuto in Giappone. Sì, è arrivato il momento del mega video denuncia contro il razzismo in Giappone. Parla per voi il rappresentante di tutti i bianchi, Tommy dei Double Tommy. No, in realtà in questo video voglio non fare questo. Ovvero non voglio qui parlare di come il Giappone sia o non sia un paese più o meno razzista. Quello che voglio dire è che solo venendo qui capito o percepito cosa voglia dire sentirsi diversi. Ricordo ancora quando sono arrivato per la prima volta 10 anni fa. Avevo come l'impressione che tutti mi osservassero. Ero bianco e in quanto bianco facevo parte di una minoranza. Mi sentivo diverso dagli altri e mi sentivo giudicato per la mia apparenza ovunque andassi. Ho in un certo senso introiettato l'idea di essere diverso dagli altri prima ancora che avvenga un'interazione. Ho l'impressione di essere guardato. Prima ancora di entrare nel comedy, penso la mia conversazione non sarà una conversazione neutra, perché in qualche modo sarà filtrata dal fatto che mi guarderanno come straniero. E quindi c'è, come dire, mi sento in soggezione. Ma sai a cosa stavo pensando? Stavo pensando che io qui in Giappone farò sempre parte di una minoranza della popolazione. E questa è una cosa triste. Essere bianchi, certo, significa essere parte di una minoranza. Tuttavia, almeno qui in Giappone, si tratta di una minoranza fortemente privilegiata. Tokyo pullula di immagini di modelli e modelle caucasiche, sono ovunque, nelle pubblicità televisive, nei poster del cinema, nei manifesti della stazione. C'è una sovraesposizione della popolazione bianca. Il bianco è bello, è figo, interessante. Beh, come si traduce tutto questo nella vita individuale di una persona caucasica? Dovunque tu vada è pieno di gente che vuole diventare tuo amico, vuole parlarti, per il solo fatto che sei bianco fondamentalmente. Poi l'altro aspetto, naturalmente, è la feticizzazione, ma anche la sessualizzazione della figura dell'uomo bianco. Puoi anche essere uno sfigato puzzone con i denti storti, non tagliarti, lavarti i capelli per un anno. Come, beh, più o meno nel mio caso. Ma comunque, farete fighi. Ma te invece, quando stavi in Cina, tipo, il fatto che ragazze ti guardassero, fossero incuriosite, venivi assaltato, non è approcciato. Siamo incredibilmente più affascinanti qui. Perché c'è questo fascino dell'essere straniero? Whiteness, bianchezza, la bianchezza, il candore. Forse sono io che ho dei problemi, ma non mi ha mai fatto troppo piacere il fatto di, non lo so, essere in qualche modo speciale. Ma perché non sei speciale? Perché cioè, non lo sei. Lo sei solo perché sei bianco. Però allo stesso tempo mi rendo conto che è sbagliato pretendere che tu venga trattato come un locale, perché non lo sei. Poi ci sono i privilegi nell'ambito del lavoro. Da bianco non sei tenuto a rispettare molte di quelle regole sociali e comunicative di interazione lavorative a cui invece sono tenuti i giapponesi. Oppure a livello linguistico, per esempio rispetto alle minoranze che vengono dall'Asia, non sei neanche tenuto, in quanto bianco, a parlare la lingua. È vero? È vero. Non so se questo aspetto l'hai visto anche in Cina, cioè lo stupore nel momento in cui puoi parlare la lingua. Totale, totale. Anche un totale cambiamento di atteggiamento nel momento in cui si rendevano conto che potevo parlare la lingua e bene. Devo dire, non so se esistano forti casi di discriminazione specificatamente rivolta verso i bianchi. Io personalmente devo dirvi,
non ne ho vissuti. Sicuramente però sono stato vittima di discriminazione in quanto straniero. Molto spesso si tratta di una discriminazione istituzionale. Provate a prendere in affitto una casa e vedere quanti problemi che nascono per il fatto che siete stranieri. Oppure il fatto di essere spesso fermato dalla polizia per controllare i documenti. Mi fermano perché sono straniero e quindi sono sospetto. Con la verità, io ho visto entrambe le cose. Quando vivevo in Cina, ho notato i primi anni in cui ero lì, eri speciale, esempio molto divertente. Fino a un po' di anni fa, se eri straniero, entravi nei club gratis. Ti servivano lo stesso alcol che i cinesi stavano pagando, ma te lo davano gratis. Più straniero aveva il locale, più c'era prestigio. C'era una microeconomia dietro questo. E poi c'è stato il Covid. Se prima ero apprezzato a prescindere, con il Covid l'idea era, sei straniero, da dove vieni? Mi metti in difficoltà, mi metti in pericolo. A me addirittura è capitato di entrare in un bar aperto durante il Covid e mi è stato chiesto di uscire perché ero straniero. Solo perché ero straniero. Pazzesco. Quello che sta dicendo qui Tommy secondo me è fondamentale. Lui parla naturalmente più dell'esperienza cinese, però credo anch'io che ci siano dei momenti in cui tutti questi privilegi, no, che hanno a che fare con l'essere visti come persone speciali, poi si ribaltano. Non veniamo più visti come speciali in positivo, ma speciali in negativo, come minaccia, pericolo. Ecco un aspetto legato al Covid, qui in Giappone, che per me è stato un enorme problema, è stato quello che a un certo punto il Giappone ha deciso di chiudere i confini e far sì che se tu da residente uscivi per tornare, che so, in Italia, non potevi più rientrare. Io sono di Bergamo. C'è stato un momento nella prima parte del 2020 in cui mio padre non si sentiva bene. Provate a immaginare il mio punto di vista. Il punto di vista di una persona che vorrebbe tornare in Italia perché pensa che ci possa accadere qualcosa, no? Alla propria famiglia. Ma allo stesso tempo sapere che se tornassi, poi non potrei più ritornare in Giappone. Questo non ha a che fare con l'essere bianco, ma ha a che fare con una discriminazione rispetto agli stranieri. Come dire, ci sono aspetti negativi e positivi. Mi riposo però fortunato. Fortunato per aver fatto questa esperienza. Il vivere, il diventare parte di una minoranza, mi ha aiutato a vedere le cose, a pensare in un modo differente e a scoprire me stesso. Un po' di più rispetto a prima. Ripensare a chi sono, per esempio. Ripenso agli anni in cui stavo in Italia, dove ho sempre fatto parte della maggioranza della popolazione, dove probabilmente ero io stesso a discriminare gli altri, ad urtare gli altri, proprio perché diversi da me. Io sì, sono un immigrato, certamente, però sono un immigrato di lusso. Sono benestante, vengo da un'università d'elite, parlo bene il giapponese e poi sono bianco. Se uno come me, se uno come Tommy, noi due qui nell'est asiatico, ogni tanto, no, ci sentiamo discriminati e sentiamo dei problemi, viviamo dei periodi bui, mi viene da pensare e mi chiedo come sia vivere da immigrato in Italia.